Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Persona 5 Royal. Mi trovo all'uscita, anzi all'entrata del palazzo di Madarame. E dunque, l'episodio scorso abbiamo passato un po' di tempo con Takemi, la dottoressa. Poi abbiamo affrontato la sfida dell'hamburger. Poi Ryuji è andato da Maruki, pure lui. E poi avevo detto a fine episodio che avrei speso del tempo per livellare e così ho fatto. Ho livellato un paio di livelli. Guardiamoci le statistiche. Ecco, praticamente la situazione ora come ora è questa. Noi siamo al 21, tutti gli altri al 20, tranne Morgana al livello 19. Per quanto riguarda le persone, ho delle persone nuove, sono riuscito a fondere tramite fusione un paio di appunto persone facendo nascere questa, che era un nemico abbastanza temibile nel palazzo e non è male. Allora, di attacchi eccetera, sì, cioè non è male appunto come ho detto, però blocca gli attacchi fisici, gli attacchi diciamo di pistola, quelli a distanza, la luce e la maledizione, quindi proprio il nemico non ci fa nulla se mi attacca in maniera fisica, il che è ottimo. Se Madarame attacca di fisico, cosa che faceva anche Kamoshida, mi pare, tengo lui e sono praticamente invincibile. Poi magari non gli faccio niente se lo attacco, però è pazienza, non lo so. Lui ha Mapsi, che danneggia, fa un danno psicocinetico leggero a tutti i nemici e da un danno maledetto leggero a tutti i nemici. Ha attacchi generali, diciamo. Poi, no, lei ce l'avevamo già. Lei pure. Ecco, ho creato tramite fusione lui, che si basa, una persona che si basa prevalentemente sul fuoco, come si può vedere, a Agilao, cioè danno da fuoco medio a un solo nemico, e Maragi che danno da fuoco leggero a tutti i nemici. Poi vabbè, zanne letali, spacca testa, ok. Poi lei è nuova, ma lei l'ho creata un po' così, cioè nel senso ho sacrificato Jack Frost e non mi ricordo chi, infatti le ho fatto ereditare Mabufu e Bufu. Però perché mi sono detto la creo anche se non ho creato, non ho, diciamo, non l'ho potenziato durante la fusione, non ho nessun confidente di Imperatrice, c'è scritto lì in alto a sinistra, però l'ho creata lo stesso perché mi sono detto magari se uso lei posso poi venire usata in futuro per creare una persona più potente, quindi l'ho fatto così, ecco, per questo. Poi abbiamo lui e basta. Io direi che possiamo provare così a battere Madarame. Perciò prima esco. Ho fatto tutto in un giorno solo, non sono passati diversi giorni. Andiamo via, sì. Ok. Adesso mandiamo la lettera. Ok. Questo a posto. Ok. Ho usato un bel po' di oggetti per gli SP per forza, se no sarei dovuto uscire. Ok, siamo tornati. È nuvoloso. Io credo che, aspetta, cosa possiamo fare? No, prima, ecco, magari prima salvo. Faccio questo salvataggio nello slot numero 6. Così salvo come siamo messi adesso. Nel caso poi dovessi riscontrare problemi, torno nel metaverso ad allenarmi ancora, senza sfruttare la cosa che dà il gioco, cioè di tornare indietro di una settimana. Carico semplicemente la partita. Adesso possiamo allenarci. Ah no, non possiamo perché siamo tornati dal metaverso, vero?
Esatto. E allora niente, creiamo qualcosa. Probabilmente altri grimaldelli si possono fare, sì, a voglia. Facciamoli, tanto serviranno. Ah, giusto, non vi ho fatto vedere. L'ho trovata poi la via per quello scrigno. Alla fine non era nulla di che. Non mi ricordo neanche più che oggetto ho trovato, per nulla di importante. Però la via l'ho trovata. Adesso vediamo, magari ve la faccio vedere adesso. Ok, sto migliorando. Vai, perizia livello 3, bravo. Ok. La tua perizia è aumentata da decente a bravo. Questa, la tua manualità è davvero ben fatto. Ottimo. Andiamo a letto. Ci incontriamo di nuovo. 最近はおとなしくしてるみたいだけど、どういう心境の変化かしら？Ti stai facendo notare molto di recente. Come mai questo cambiamento? Ma io non mi sono mai fatto notare. Sono sempre lo stesso. そう？私の勘違いだったかしら？Ah sì? Sarà stata la mia immaginazione? そんなことより、A ogni modo. 早く犯人に名乗り出てほしいものね。Spero che il colpevole si faccia avanti presto. 警察の真似事なんてバカバカしい。付き合わされる身になってほしいわ。È ridicolo pretendere che io faccia il lavoro della polizia. Proprio a me doveva chiederlo. Ma guarda, puoi anche rifiutare. Cioè, puoi anche non fare quello che ti hanno detto. Ok, dai, andiamo a sta lettera. Lettera di sfida? Andiamo a lettera di sfida? Ok, sì. Ok, vai al ritrovo. Ok. Vengo subito al ritrovo. Se vuoi possiamo inviare la lettera di sfida. Credi sia giunto il momento? Invia, invia. È deciso. Prepariamo subito la lettera di sfida. Lettera di sfida, la prenderà sul serio? 何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷の手紙はよく届いていた。È famoso in fin dei conti. Ha ricevuto spesso delle lettere diffamatorie prima d'ora. 書かれた罪状がマジかどうかは、野郎が一番わかんだろ。Saprà distinguere se i crimini descritti sono veri o meno. というか、またリュウジが出すのか？前回微妙だったぜ。Aspetta, la scriverai nuovo tu, Ryuji. L'ultima era quantomeno discutibile. ならユウスケやってよ。すっごい後にして、後に。Dovresti farlo tu, Yusuke, dalle quel tocco artistico. いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字も、あの人はよく知ってる。No, finirei per farmi scoprire. Conosce il mio tratto e la mia scrittura fin troppo bene. じゃあ、俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。Oh, allora io la penserò e tu l'abbellirai. 予告状のデザインか。面白いかもな。怪盗団にとっても本物の証明になる。Progettare una lettera di sfida è interessante. Sarà la prova che i dadi fantasma esistono davvero. 決まりだな。Allora è deciso. よし、あとはお宝をいただくだけだ。Perfetto, non ci resta che impossessarci di quel tesoro. お前ら、準備を怠んじゃねえぞ。Vedete di prepararvi al meglio. Ma guarda, siamo pronti. Si spera. Ah già, il giorno dopo. È vero, era così che funzionava, sì. Io ho provato a cambiare l'icona della chat. A me sembra uguale. Forse è solo per il gruppo e qui non si vede. Beh, dopo dateci un'occhiata. È il logo dei dadi fantasma che ha fatto Yusuke. E ha fatto uno splendido lavoro anche con la lettera di sfida. Comunque, questo è il primo lavoro dei dadi fantasma. Non mandiamo tutto all'aria. Non sto valutando nulla, te lo assicuro. E
assicurati che Yusuke si riposi oggi, ok? Sì. Ok, dai, a domani. Buonanotte. Domani. È vero che ci volevano, diciamo, 2 giorni. C'è il secondo giorno, ok. C'è il sole. Beh, allora io aspetto. Mi alleno. Che mandarli, ne ho io usa adesso. Alleniamoci. Allenati. Facciamolo. Potenziamo un pochino la vita. Yes! Ok. Yosh. Ok. Non mollare, sì. Yaru ja ne ka. Ok. Yosh. Bene, di 5 più 1. Sateto. Ah, no, allora quelle cose che avevo preso valgono una volta sola. Ok. Soda. Ho visto un personaggio famoso ieri a Shibuya. Quel politico. Toranosuke o qualcosa del genere. Oh, Toranosuke Yoshida. Come lo chiamano in tanti, Tora buono a nulla. Di questi tempi tiene dei discorsi presso le stazioni, ma non lo ascolta mai nessuno. Era un politico promettente, ma poi è rimasto coinvolto in uno scandalo dopo l'altro. Già, l'ho visto fare la fila in un ristorante. È stato strano vedere un politico mangiare in un posto così normale. Beh, sarà una delle sue trovate, no? L'ha fatto per arruffianarsi l'elettorato del ceto medio. L'abbiamo incontrato, sì, è vero. Però vuole che... cioè, no, per forse farlo diventare un confidente dobbiamo lavorare nel burger lì. Per farci notare, vabbè. Ci penseremo. A volte mi capita di leggere le stesse identiche cose in temi di autori differenti. Non credate di farla franca, scopiazzando le cose dal web. Me ne accorgerò, chiaro. Rubare idee altrui è plagio. Un crimine pari al furto e qualsiasi altra cosa. Ecco, vaglielo a dire a Madarame. Copyright è una brutta rogna, già, di questi tempi. O lo sapevate? Conoscete la serie di Arsène Lupin di Maurice Leblanc? Una volta Leblanc ha fatto apparire in una storia di Lupin un detective di un'altra serie. Ebbene, Pardokun. Sapete a quale autore si è ispirato Leblanc? Vuoi vedere? Diciamo Arthur Conan Doyle. Oh, azzeccato. Che mi ispirava. Oh, ti piacciono i gialli? Anche, sì. Sì, la risposta è l'autore di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. È lo scontro finale tra il ladro gentiluomo e il famoso detective. Sembra che, dopo le lamentele di Doyle, LeBlanc abbia cambiato nome al suo Sherlock Holmes. Divenne Herlock Sholmes. Si limitò a spostare la S all'inizio del cognome. Vestito la domanda, non ci sono proprio. Magari è un tipo sveglio per davvero, mi sorprende. Oh cavolo, l'insegnante ci sta guardando. Va bene. Ok, questo ci dice sempre. Ok, un po' più di conoscenza. Sia Lupin sia Holmes continuarono ad apparire in molte altre opere. Ma si trattava di omaggi, non di plagi. Ora Lupin incarna la metafora del ladro fantasma, è conosciuto in tutto il mondo. Wow, si direbbe che i ladri fantasma non passino mai di moda. Chiedo scusa, signore. C'è una questione di cui dovremmo parlarle. Vogliate scusarmi per un momento? Di che si tratta? Abbiamo trovato questa all'esterno. Una lettera. Madarame Ichiryū Saidono.
Signor Ichiryuzai Madarame, vile peccatore di vanità il cui talento è svanito da tempo. Kenyo kasari monkase kara chakusou o nusumi, tousaku suru aitoanu geijutsuka. Sei un artista che abusa della sua autorità per rubare impunemente le idee dei suoi allievi. Warewara wa subete no tsumi o omae no kushi kara kokaku saseru koto ni shita. È nostra precisa intenzione indurti a confessare i tuoi crimini. Sono yuganda yokubou o shōdai suru. Senza errore o indugio alcuno ruberemo i tuoi desideri distorti. Kokoro no kaitou dan yori. Firmato Eso Fart. Sì. Dare no shiwaza da. Chi è responsabile? Wakarimasen. Onaji mono ga itaru tokoro ni hararete mashite. Non lo sappiamo, la stessa lettera è stata fissa ovunque. Bohan kamera wa. E le telecamere di sicurezza? Hannin rashiki kage wa doko ni mo neko ga ippiki utsutte ita dake de. Non c'era traccia del colpevole, abbiamo visto solo un gatto nelle registrazioni, è lui. Tototo hagashite koi. Fatele sparire all'istante. Hai. Certamente. Nanda. Che c'è adesso? Koten e no eikyou to iimasu ka, itazura to wa omoimasu ga, masukomi nado ni wa. Pensavo all'effetto che avrebbe sulla mostra. Noi crediamo sia uno scherzo, ma i mass media. Tousaku ga jizutsu da to demo? Forse insinuando che questa calunnia corrisponde al vero? Ma no, stai forse insinuando? Certo che no. Sono stati quei vili mucciosi, non è così? Ma do to iu koto wa nai. Dōse yatsura mo kono koten ga owaru made da. Beh, non è importanza. La pacchia durerà soltanto fino alla fine della mostra. Quindi va sempre al massimo, indipendentemente da quanto ne avevo. L'allerta, vabbè, giustamente. Funzionerà? Sì, era perfetta. Anche la composizione era magnifica. Tesoro dovrebbe apparire a momenti. Ti conviene goderti gli ultimi istanti di libertà finché puoi, vecchiaccio. Teka, netto mitaka? Ano yokokujou, mou wadai ni natten ze. A ogni modo, avete dato un'occhiata online? La gente parla già della lettera di sfida. Doitsu mo koitsu mo mattero yo. Atto odorokashite yaru. Gliela faremo vedere, sorprenderemo tutti. Wakatteru yo na. Kekkou wa ippatsu shoubu da ze. Di sicuro lo sapete già, ma abbiamo un solo tentativo. Diamoci dentro. Dekiru desho, mai mo dekita shi. Andrà tutto bene, ce la siamo cavata anche l'altra volta. Yusuke mo mayoi wa nai na. Nemmeno tu hai delle riserve, vero, Yusuke? Tōzen da. Certo che no. Yatte yaru sa. Ce la faremo. Vediamo se adesso ci lasciano liberi di... Ok. Qui c'è un'atmosfera molto diversa. Ecco, con quella lettera gli abbiamo dichiarato guerra. Non c'è niente da temere. Abbiamo trovato una strada e siamo pronti all'azione. Ruberemo il tesoro con classe. Ok. Allora, io starei sempre con loro quattro. Morgana fuori. Vediamo perché. Vediamo se riesco a farvela vedere la strada. Praticamente non ho visto. Il nostro unico obiettivo oggi è rubare il tesoro. Avanti. Aspetta, Kurosaki. Magari abbassiamo un po' l'allerta. Qui ci siamo. È qua praticamente. Vedere, non è al nostro livello. Beh, attacchiamola, dai, aspetta. Ci alleniamo un attimino. Oppure posso anche fare così, guarda. L'ho fatto pochissime volte.
fuga. Cioè tu attacchi uno, fai fuga. Ah già, è vero, non sempre fuggi subito. È vero, è vero. Vabbè, allora fatemi vedere, dai un'occhiata. Proviamo. Ah, debole al fuoco e fulmine. E allora spariamo. Non l'ho mai usato il mitra. Vabbè. Ok. Vai. Ok. Lui ha detto debole alla maledizione. Va bene, segniamo con Joker. Ecco, ok. Esatto, quando fai fuga non sempre fuggi subito. Delle volte devi aspettare un attimo, combatti un attimo e poi scappi. Ok, come dicevo, dovrebbe essere opzione. Aspetta. Qua. Oh. Ecco, di qui c'è una strada. Aspetta, vediamo se riusciamo a evitarlo. Lui va, visto che è abbastanza forte. Porca vacca, ho preso. Ok. Opla. Qui non può venire, credo. Qua. Opla. Non avevo visto sta stradina, praticamente. Si sbuca su. Ecco, dove avevamo visto che in alto c'era qualcosa. E si va dove c'è lo scrigno. Ecco. Che ho già aperto. Va bene. Così vi ho fatto vedere la strada. Adesso per uscire andiamo direttamente. Opla. Al tesoro. Ok. Kurosaki. Ok, andiamo al tesoro. Era qua. Ok, dunque la strada. Aspetta, questa me la devo ricordare un attimo. Era di qua, credo. Però avevo aperto. Scorciatoia, vero? Vediamo un attimo. Ah no, di qua. Ok, no. C'era il seme della bramosia. Allora forse era di qua veramente. Aspetta. Qua c'è qualcuno, no? Eccolo qua. Ok, comandi della gru, ok. Eccoci. Finalmente è il momento. Una volta iniziata l'operazione non si tornerà più indietro. Se le cose prendessero una brutta piega dovremmo combattere. Dobbiamo combattere, mi sa. Esatto, sei pronto, Joker? Come sempre. Ok, tutti ai vostri posti. C'è un nemico all'interno, proprio come mi aspettavo. Beh, abbiamo fatto un bel casino qui dentro, non è una sorpresa. Comunque, cercherò di attirarlo fuori, così voi potete occuparvi dell'interruttore. Pensi di farcela, se ti acciuffasse? Non sottovalutare un ex corridore. Lo segnerò in un batter d'occhio. Ci sono dei brutti ceffi qua. Mi serve aiuto. Che succede? Vedi di farcela, Skull. Ah, scala lui. Così va bene?
Ah, ba っちりだ。Sì, perfetto. Si basta che non si appiccica troppo al tesoro, però. Sembra che tu ti diverta. Pinchi o tanoshimete koso ichiryū da ze. Sore ni masashiku kaito tte kanji ja nei ka. Solo i migliori apprezzano certi momenti critici e poi è nello stile dei veri dadi fantasma. Taranda so, Mona. Sore ni Panza. Contiamo su di te, Mona, e anche su Panther. Fox no aizu. Junbi ok tte koto ne. Ecco il segnale di Fox. Significa che sono pronti. Minna tanonda yo. Buona fortuna. Gente, che lo show abbia inizio. Ora. Sì, non gridare però magari. Scusate l'attesa. Cos'era? Un masso era. Colpa mia, ci ho messo un vita a seminare quel tizio. Ehi, dov'è Mona? Sarà rimasto a... Sarà rimasto giù, guarda. Congiungiamoci a Mona. Ecco qua. Adesso dovremmo combattere per forza, dai. Figurati se la facciamo stealth. Ah no, eccolo. Che ve ne pare del piano di un esperto? È stato incredibile, Mona. Ah, sembrava una roccia, invece era un telo. L'orba da rame, l'opera è sparita. È un'opera, vero. Effettivamente. Ah, come osano quei vermi. Ora di metterli in trappola, come lui i topi che sono. Sbarrate tutte le porte, non potranno fuggire. No. Allora avete scoperto cos'è il tesoro? Dalla forma dovrebbe essere un quadro. Lo scopriremo dopo, per ora dobbiamo fuggire, sì, infatti. Sì, ora di andare. E riusciamo a fuggire... Ah, ma scusa, lo porto io, poverino. Ehi, no, non si apre. Veramente? Ho sentito il rumore della gru, controllate di sopra. Cosa facciamo? Non hai pensato a un piano per uscire da qui? E tu saresti un ladro esperto. Comunque, cerchiamo un'altra uscita, dobbiamo fuggire. Aspetta, ma dai in alto. Esamina. No. Se esamino ancora questa. Non ci riguarda. Fammi vedere. Ah, magari di qua, guarda. No. Salta. Ok. Finestra. Oh, una finestra, ma dove porterà? Non è il momento di rimuginare, dobbiamo andare. Direttamente siamo fuori. Oh, caspita, se siamo in alto. Ma almeno siamo usciti. C'è un modo per scendere? Vediamo. Qua magari. Giù. Ok, anche qua. Qui? No. Qui? Ah no, qua. Vai, vai, giù. Un altro portale verso una destinazione ignota. Non abbiamo tempo da perdere. Entrate, è la nostra occasione. Su serio, ma immagino che non ci siano alternative. È diventato verde. Siamo nel cortile. Quadro. Lo sapevo, tutti quei sistemi di sicurezza sarebbero stati inutili se avesse ricondotto dentro. Siamo sfuggiti al loro assedio. Miau, beh. Ehi, perché Mona è così su di giri? Oh, madonna.
Non resisto, diamo un'occhiata a questo tesoro. No, non è il momento. Vabbè. Otakara! Tesoro. E lo abbraccio, vabbè. Konna no ga otakara? È questo il tesoro. Tenti. Ho detto che non era il momento. Parassiti ficcanaso. Cercavate questo per caso? Ah, era un falso. Come osate intrappolarmi come se fossi un topo? Ne avevi preparato un falso, eh? I falsi sono comuni nel mondo dell'arte giapponese. Cosa vi ha cambiato a tal punto e per via della notorietà? Riuscite a immaginare quanto ho sofferto scoprendo i crimini del mio padre adottivo? E pensandoci, l'unico motivo per cui ti ho accolto è perché avevo dei legami con tua madre. Quella donna non perse la sua passione per la pittura nemmeno dopo la morte del marito. Avevo un talento e delle capacità stupefacenti, ecco perché decisi di prendermi cura di lei. E così rubarle le idee, magari. Tua madre e i lavori che ha creato sono tutte mie opere d'arte. Quanto puoi cadere in basso? Immagino di poterti concedere un dono prima che tu muoia. Uno sguardo all'autentica Sayuri. Autentica? Quella è la vera Sayuri? Non può essere. Cosa? Ah, è la mamma. Eh? Proprio così, è stata dipinta da tua madre, è il suo autoritratto, allora il bambino è lui. Sentendo avvicinarsi la morte, ha raffigurato i suoi ultimi desideri per il figlio che avrebbe salutato. Ecco la verità dietro il mistero dell'espressione della Sayuri. Hai rubato qualcosa di così personale? Lo capì a prima vista. Sapevo che il dipinto sarebbe diventato un'icona aggiungendo un tocco e firmandolo con il mio nome. Ma il neonato nel dipinto, perché lo avete coperto? Sì, è vero, gli altri non ce l'avevano. Faceva parte della messa in scena. Senza Bebè, il motivo dietro lo sguardo della donna si sarebbe trasformato in un mistero. È questo che attira il pubblico. Lo hanno scritto anche tutti quei critici parassiti. Me lo sentivo che c'era qualcosa di strano in questa storia e adesso ne ho la conferma. Se avessi davvero amato quel dipinto, non avresti mai pensato di replicarlo per soldi. Tu non ami affatto l'arte. Anche se è un vero tesoro, le tue reali capacità non vanno oltre gli scarabocchi su quel falso. Che ne è da ridere, coglione.
Quindi intendete sfidarmi in ogni caso? Molto bene, visto che sei una mia opera, Yusuke, ti distruggerò per il bene del mio futuro. Insieme a questi tuoi amichetti insolenti. Non posso credere che tu abbia trattato sia la madre che il figlio come oggetti. Sei un mostro. Fox. Avevo sentito dire che distruggete le vostre opere d'arte una volta esaurita ogni loro utilità. Avete fatto così anche con mia madre? Ha avuto un malore davanti ai miei occhi, è lì che mi è balenato in testa un pensiero. Che bastardo. Se non chiamo i soccorsi e la lascio lì, posso impossessarmi dei suoi dipinti senza condizioni. No, l'hai lasciata morire. Era debole fisicamente, nessuno sarebbe insospettito se fosse morta per un malore. Ma poi, Yusuke, non ti è mai parso strano che io abbia scoperto il tuo talento quando avevi solo 3 anni? Ti ho tenuto con me solo perché non scoprissi la verità dietro la Sayuri. L'avete uccisa. Ah, l'ho tagliato. Certo, i talenti artistici che hai ereditato da tua madre sono stati un piacevole imprevisto. È molto più semplice rubare il futuro di mocciosi indifesi piuttosto che quello degli adulti. È grazie a te che mi è venuta questa idea. Hai la mia gratitudine. E ride. Yusuke. Madarame. Sono io che vi ringrazio, Madarame. Ogni ragione che potessi avere di perdonarvi è appena scomparsa, senza lasciare traccia. Noi non dobbiamo ucciderlo. Voi non siete un artista corrotto, siete un demonio spregevole nelle sembianze di un artista. Razza di buoni a nulla, piombare nel mio museo e fare quello che vi pare e piace. Chi ha agganci detta le regole, chi non li ha deve seguirle. Senza contare che è il valore dell'arte è soggettivo. Detto io le regole del settore. Sono l'essere supremo, sono il dio del mondo dell'arte. Si mette male indietro. Proprio brutto. Non dimmi che il suo corpo è diviso in parti, però, eh. Va bene, cominciamo, vermi. Hai sfruttato gli altri per i tuoi desideri spregevoli, Madarame. Non vale neppure la cosiddetta arte che hai creato.
気を抜いてはいけない。sì. 何してくるかわからんぞ。Bocca del pittore, occhio, occhio e naso. È diviso in parti. Vedere. Vabbè, non sarà debole a nulla, probabilmente. Comunque. No. Aspetta. Dunque, iniziamo. Non saprei. Teniamo lui, come ho detto, che ha delle difese abbastanza importanti. Vediamo poi con cosa attacca. Facciamo danno maledetto leggero a tutti i nemici. Vediamo. Vabbè, Mitsuga gli ha fatto male. Si potenzia. Gli abbiamo fatto un po' male, A uno l'abbiamo mancato. Allora aspetta, adesso chi è che ha preso? Facciamo Coppa del Campione. Ok. Si è potenziato l'attacco a della bocca e noi glielo diminuiamo. Il naso dell'artista freme, il naso. Ok, era un attacco fisico, benissimo. Facciamo Mabufu. No, donna. Ma si è... assorbe il ghiaccio. Maledetto. Assorbe gli occhi, assorbono il ghiaccio. Oh madonna. La mia da cliccare su per andare sull'occhio. Sì, gli occhi assorbono il ghiaccio, invece la bocca e il naso no. Il naso fremeva, magari starnutisce adesso. Andiamo ancora di questo. Ah no, che aspetta. Aspetta un attimo. Si potenzia l'attacco, fa vedere. Ah, assorbe la maledizione lui. Ok. La bocca però è praticamente morta, quasi. Allora userei il fulmine, vediamo, sperando non lo assorba. Ok. La bocca è andata. Cos'è che assorbiva il ghiaccio? Usiamo il fuoco. E porca vacca, assorbe il fuoco. Sicura davanti ai tuoi occhi. Sono rigenerate? Accidenti, quelle cose tornano in vita se non le abbattiamo tutte insieme. Questo è un problema. Ecco perché alla fine gli facciamo un bel po' di danno, Forse anche perché ci siamo potenziati per bene. Però ha questa particolarità. Allora aspetta, il naso assorbe la maledizione. La bocca... nulla per ora. L'occhio, ghiaccio e fuoco. Ok, proviamo... vabbè, il ghiaccio no, aspetta. O meglio... sulla bocca magari, vero? Fa vedere la bocca. Madonna. La bocca si è a posto. Prendiamo di ghiaccio singolo. Ok. Però comunque ci mette magari un turno a rigenerarsi. Non è che si rigenera subito. Quindi possiamo abbatterle anche quasi singolarmente. Comunque proviamo a usare lo danno psicocinetico. Fammi vedere. Cosa fa? Ora è debole a tutte le affinità. Che attacco è questo? Non credo si limiti a cambiare il nostro colore. Dobbiamo stare attenti.
È molto debole lui, ma non ho ben capito cosa gli ha fatto. Assorbe la maledizione, assorbe, diciamo, lo psico. Se faccio... Ma gli ha fatto male, gli ha fatto male, però attacco, difesa giù. Aspetta. Facciamo Coppa del Campione e sempre su di lui, dai. Ce lo curiamo, non so che cavolo gli ha fatto. Difesa calata, sì. Fa vedere. Chi è che assorbiva il fuoco? Ah, gli occhi. Il naso no. Naso no. Allora andiamo di fuoco sul naso. Mancato. Ma è sempre nero. Cioè non so che cavolo gli ha fatto. Aspetta. Facciamo, allora, facciamo colpo sleale, danno fisico, spero col fisico andiamo bene. Vediamo. Col fisico andiamo benissimo, allora so già cosa fare. Doppio colpo. Aspetta. Danno d'arma da fuoco leggero a un nemico due volte. Possiamo. Aspetta, c'avevo. No, volevo vedere se c'avevo un. No. Un attacco a un nemico. Un nemico. No. No, questo è fuoco. No. Gli attacchi fisici sono singoli per quanto riguarda Joker, quindi no, teniamo lui. E andiamo, becchiamo con doppio colpo. Proviamo. Proviamo il naso. Dato. Adesso lo ripara. Ok. Ce l'ha sempre con lui. Allora, io curerei. Però. Allora, facciamo così. Attacco furioso. Andato. Ma sarà davvero morto? Madarame è uscito allo scoperto. La nazione, io sono il grande Madarame. Quel Madarame che fa il tutto esaurito ogni volta che apre una mostra. Voi mocciosi inutili non avete il diritto di sfidarmi. Parli ancora così? Allora non è il caso di trattenersi, addosso Joker. Ah, vedi? Sono un grande artista. Sono un grande artista Madarame, se voi mocciosi non lo capite. Lo vedete con i vostri occhi, ammirate la mia maestria. Oddio. Non è finita, era troppo semplice. Che ha creato delle copie di se stesso?
Ah, ho capito, è un maestro dell'arte della contraffazione. Aspetta. Non sappiamo nulla. Beh, questo... proviamo a menare tutti. No, tutti non si può. Allora, andiamo... Chance alta di infliggere a un nemico furia. Vediamo se riusciamo. Vediamo se funziona. Ah, li blocca ste cose. Ok, allora non si può. Allora, noi facciamo Coppa del Campione, che sennò lui mi stramazza al suolo. La difesa è calata. Possiamo fare qualcosa, aspetta, per lui magari, per la difesa. Aspetta, mentre l'attacco... Ecco qua, il segatore mette la difesa di un alleato per 3 turni, scorza dura. Ok. Ah, ok, l'abbiamo guarito, perfetto. Allora... potrei fare colpo sleale, rischiamo. Che tanto il mabuffo su quello di ghiaccio non avrà effetto, però avrà effetto su quello di fuoco. Finta furia, finta gioia, finto rammarico, finta allegria. No, andiamo di colpo sleale, dai, rischiamo. Ah, resiste. Osate sfidare un adulto stimato? Vi si girerà il sangue dalla paura. Macciosi sprovveduti, la mia furia vi ridurrà in cenere. Debole, sì. Porca vacca. Ancora su di lui? È finito? Sparite senza lasciare traccia, come polvere dispersa dal vento. E niente, c'era... Porca vacca. Il mio genio colpisce... come il bagliore di un fulmine, lo scoprirete di persona. Ho voluto rischiare, non ho nulla purtroppo per portare in vita. No, andiamo in alto, aspetta, prima l'avevo usato. Sì, vabbè, era la perlina, mi pare, il generante, una cosa del genere. E niente, ci arrangiamo, peccato, porca vacca, vabbè. Ho rischiato. Però vedi un po', comunque quasi metà vita ad alcuni gliel'ho tolta, eh. E lui ha resistito, mi pare, no, uno ha resistito. Chi, scusa? Ah, no, ha resistito? Ah, però gli abbiamo fatto un bel danno. Vabbè, dobbiamo andare di Mapsi, va? E alla fine comunque un bel danno glielo facciamo in generale. Vabbè. Allora facciamo... se facessi questo... no, troppo rischioso, va. Sennò poi muore anche lui. Ricarichiamo la vita. Arrivederci. Lei invece andrà di fuoco su questo. In effetti è vero, potevo sfruttare la staffetta. Non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Perché adesso possiamo fare. Possiamo fare così. No, cambiamo così. Bufu su
su questo. Dato. Poi vento fulmine. No, cambiamo con lui. E andiamo adesso che ha tutta la vita. Attacco furioso. Potrebbe far male. Esatto, un paio sono andati. Cioè lui è... vabbè. Basta, è così che ringrazi l'uomo che ti ha cresciuto? Eh no, io sono stato un po' stupido. Li ha creati ancora? Ha creato altri... vabbè. Vabbè, lui il boss alla fine. Però possiamo sfruttare... aspetta, il fatto che... Bufu... fammi vedere, scusa. Ah, vedi. Cioè, gli facciamo comunque danno. Ma non sarà debole a nulla, figure. Staffetta. Io farei... Maragi. Ah, lo riflette proprio. Bastardo. Vabbè. Staffetta. Attacco furioso. Non mi fido proprio. Vabbè, no, rischiamo, dai, rischiamo. Via. Ok. Tocca ancora a noi. Io occhio perché faccio colpa del campione. Curiamo chi? Lei. Ah. Beh, direi facciamo Tarunda, va, su questo di lui. Eh no, hai sbagliato bersaglio. Ha creato tutto fuoco. Ha creato tutto fuoco. Io andrei di Mabufo anche se magari riflette. Fa niente, dai. Potrei, se no potrei, guarda, potrei fare così. Proviamo la maledizione. Oh, bel danno. Poi facciamo coppa del campione. Perché che ha meno vita? Sempre lei. Lei fuoco con fuoco non direi che non va bene. Facciamo... ah giusto, abbiamo il vento. Vento così. Su di lui però. Mancato, ma anche se l'avesse presa resiste alle fiamme. Ok, adesso vedere. Visto gli attacchi fisici, vabbè, sì. Andiamo di... il ghiaccio? Ah, non sappiamo. Rifletteva qualcosa. Vabbè. Allora, per sicurezza facciamo così. Esatto. Vai. Poi facciamo ancora così. Staffetta. Sì. Usiamo... anche se resistono gli attacchi fisici,
userei lo stesso questo. Che facciamo un bel danno. Infatti. E usiamo Coppa del Campione su di lui. Maledizione, maledizione. Per i moccioso la pagherete. E lei... No, fuoco no. Facciamo Tarunda su di lui. Anche se lui forse non è ancora attaccato, non vorrei dire. Vabbè. Ah, ci ha infuocato. Ah, giusto, perché abbiamo, credo, Coppa del Campione. Forse ci può, non lo so. Aia. Maledetto, mi ha buttato giù Skull. Ah, ancora. Abbiamo la difesa giù. Aspetta. Qua devo fare Mabufu. Ah, ecco, lui riflette il ghiaccio, che era lui che rifletteva il ghiaccio. Va bene, e... No, facciamo... Aspetta, sbaglio sempre. Questo... Maledizione. E qua devo curarlo. Aspetta, se no... Questo è il 3% di HP di un alleato. Potenza, precisione, delusione, luce d'attacco. Aspetta... No, tutti gli HP, meglio. Meglio Perlina, sì. Oh, è quello? Dormono? Qualcosa non quadra, forse ha... Cosa? Io, Yanne Madarame, ho commesso un errore. Quanto pare sei giunto al limite. Non riesci nemmeno a realizzare una copia? Ti stai coprendo di ridicolo. Ok, siamo guariti. Cos'è questo? Finta tecnico, perché sta dormendo. Va bene, tecnico. Andiamo di maledizione. Vai. Aumentiamo i danni. Allora lui, aspetta, cos'è che rifletteva lui? Il ghiaccio, però non so se magari riflette anche il fuoco. Meglio andare sul sicuro, va. Ok. Quasi morto. Ok. E dormono. Si sta indebolendo per benino. Ok. Staffetta. Mi sa che è fatta, eh. Peccato che adesso ne ho due a terra. E vabbè. Ancora. Basta, è andato. Poteva andare molto meglio, ma anche molto peggio. Quindi va bene. 2000 di esperienza. Eh sì,
loro non me l'hanno presa. 22, 21, 20. Questo però mi ha sempre dato fastidio nei JRPG, cioè almeno, non dico tutta, però un minimo, visto che hanno partecipato, dagliela. Invece non gliela dà. Porca vacca, vabbè. Niente. Livellerò per loro due in futuro, ovviamente. A nessuno interessa la vera arte. Ciò che conta per il pubblico sono i grandi nomi, niente di più. Anch'io sono vittima di questo sistema, non sei d'accordo? Cerchi di giustificarti? L'arte gravita intorno al denaro, del resto. Non si può emergere senza un soldo bucato. No, Yusuke, omae nara wakaru daro. Kane no nai gaka wa mijime da zo. Yusuke, tu mi capisci, non è vero? Essere un artista povero è davvero una condizione infelice. Mo modoritaku nakatta dake nan da yo. Volevo solo evitare di ripiombare in quella vita. Gedou ka keijutsu no sekai o kataru na. Un demonio come voi non ha il diritto di fiatare sul mondo dell'arte. Omae wa mou owari da. Kono ozomashii sekai to tomoni na. È giunta la fine per voi e per questo mondo orribile. Tasukete kure. Inoshi dake wa. Inoshi dake wa. No, ti prego, non uccidermi. Eh no, dai, non deve morire. Deve tornare al suo vero io, no? Mi pare. Genjitsu no jibun ni kaette. L'ha capito anche lui. Tornate al vostro io nella realtà e confessate i vostri crimini, tutti quanti. Non mi ucciderai quindi? Giuratelo. Se il giuramento significa qualcosa per lui, però. Va bene, va bene. Ma e quell'altra persona con la maschera nera? Quella con la maschera nera? Quale? Chi? Chi, scusa? Una maschera nera? Ah, era quello che all'inizio si... Cioè all'inizio del palazzo erano già comunque un po' in allerta per qualcuno che si era infiltrato. Però non eravamo noi, ovviamente. Ma di chi parla? Masaka, palesni wagahaitachi igai no shinryusha ga ita tte no ka? Impossibile, qualcun altro si è introdotto nel palazzo oltre a noi. Dame da, isoge! Non c'è tempo, sbrighiamoci. Ecco. Nore! Salite. Stavolta No, Yusuke. Washi wa dou shitara? Te l'ha detto cosa devi fare. Ehi, Yusuke, ora cosa devo fare? Yushu no bikurai. Ponete fine a tutto questo e usate le vostre capacità per una volta. Yusuke! Yusuke! Oi, matte kure! Na! Yusuke! Yusuke! No, aspetta, ti prego. Vabbè, ok, subito. Ok. Destinazione è stata cancellata. È meglio non rischiare che la gente inizi a sospettare di noi. Squagliamocela. Yusuke, andiamo, Yusuke. Oh. Già. Sayonara. Addio, sensei. Sakusen wa ichio seikou ka. Direi che la missione è stata un successo, non ci resta che attendere il svelo del cuore. Come amaro, perché lo hai preso nero? Sayuri. La Sayuri. Non è che adesso ti metti a frignare scavando robe tipo mamma, vero? Madarame no yuganda yokubou no shoutai ga kono e datta nante na. Se penso che questo dipinto era la fonte dei desideri distorti di Madarame,
L'unica consolazione è che mia mamma, mia madre non saprà mai cosa è successo. Il dipinto autentico nell'atelier è stato alterato, dopo tutto. Per quanto possa sembrare ironico, questo è il suo vero autoritratto ora. È un dipinto meraviglioso. E anche se ci è voluto un po', è finalmente nelle tue mani, Yusuke. Ne sono grato. Tuttavia, è ormai impossibile esporlo al pubblico perché venga riconosciuto. Sì, ma chi se ne frega. Non è poi così male. Forse hai ragione. Tienitelo tu. Osservando l'espressione di mia madre, è improbabile pensare che desiderasse la gloria. Perdonate il taglio, ho ricevuto una telefonata, ho dovuto rispondere. Allora, stavo dicendo, dunque, questa è mia madre. Non sarei mai riuscito a ricordare il suo viso con chiarezza. Ora capisco l'esplosione emotiva che sentì vedendo il dipinto per la prima volta. Lui beve. Ma c'è il tappo, cosa bevi? Scusa. Vabbè. Palla finita, in effetti. Non sei così volgare, Ryuji. Ska, kore kara dou sun da? Allora cosa farai adesso? Noi continueremo a dare la caccia ai pezzi grossi. Perché fate queste cose? Per vendicarci degli stronzi e della società in generale. E poi vogliamo dare coraggio alle persone che soffrono per colpa dell'egoismo degli adulti. Coraggio, e a che pro? Tenete il coraggio di farsi rispettare? E questo le renderebbe felici? Probabilmente sì, so. Pochino. Non si può sapere se sarà un bene per tutti. Ma non c'è modo di scoprirlo senza fare almeno un tentativo. In altre parole, dipende dal tutto dal singolo individuo, Allora si può dire lo stesso per me. Di me. Anch'io ho sofferto per colpa dell'egoismo di un adulto. Inoltre, perlustrando questi palazzi potrei espandere il mio repertorio artistico. Tu pensi sempre all'arte, eh? Sei incredibile. Beh, non prenderò parte ad alcun piano inelegante, chiaro? Niente paura, ci penso io. E poi abbiamo una regola che ci impone di scegliere un obiettivo all'unanimità. Che ne dici, Joker? Con Yusuke e la nostra squadra potremo dare un tocco in più alle nostre lettere di sfida. Sarebbe un ottimo membro. Cercherò di non deludere le vostre aspettative. Comunque c'era un altro intruso oltre a noi, la cosa mi incuriosisce. L'unico indizio è una maschera nera, perciò potrebbe anche non trattarsi di una persona sola, no? Ma non c'è modo di controllare, il palazzo non esiste più.
Proverò a sondare Madarame. Potrei riuscire a ricavare qualcosa da lui. Eki? Sono... Mi sei sicuro? Cioè... Ti contatterò subito se dovesse saltare fuori qualcosa. Dovremmo scambiarci i contatti allora. Dovevamo già farlo prima. Artista e Dado Fantasma, a quanto pare ho due lavori adesso. Molto bene, si vive una volta sola in fin dei conti. Tuttavia la questione dell'alto intruso mi preoccupa un po'. E torniamo a casa. Non solo ci siamo occupati del secondo pesce grosso, ma abbiamo anche una nuova leva. Cavoli, stanno tutto alla grande. Per ora, la fortuna ci sorride, non esaltiamoci troppo, è tutto merito tuo. Facciamoli i complimenti, dai, è tutto merito tuo, su. Se solo potessi fare in modo che quel cretino di Ryuji impari da te. Ma devo ammetterlo, tu sei davvero speciale. Siamo al quinto evocatore. Ci sarà anche utile per migliorare le nostre strategie in battaglia. Inoltre, avere occhio per il bello è fondamentale per un ladro fantasma. Yusuke è il benvenuto. Un artista è un talento che si incontra davvero di rado. Certo, lui è un po' strambo, però. Un artista, eh? Secondo te... Secondo te io che tipo ero? È impossibile che io fossi una persona cattiva, vero? La materializzazione dei desideri umani mi attrae tantissimo. E non è tutto. Quando si tratta del metaverso, sono l'unico a sapersi trasformare in un veicolo. Non speciale, ma è comunque strano. Chissà cosa sono in realtà. Un gatto. Un umano, un mostro. Un gatto. Vuoi darci un taglio? Questo è da escludere. Che risposta superficiale. Beh, non esiste che un ladro affascinante e onorevole come me possa essere malvagio. Un uomo che salva chi è in difficoltà a ovest, mentre scaccia i malfattori in agguato a est. Un uomo che punisce chi fuma dove è proibito a sud, mentre salva i gattini maltrattati a nord. Un uomo vigoroso e dedito a compiere una buona azione al giorno, col sole o col diluvio. Sono questo tipo di persona, almeno lo spero. Se tornassi a essere umano, di sicuro lei mi noterebbe, non è così? Lo scopriremo prima o poi. Beh, hai ragione, ma... Dove andrò quando diventerò umano? Mi chiedo dove vorrebbe andare lei. Al parco divertimenti, al cinema, in un locale chic a fare shopping. Che ne pensi? Sento che il mio legame con Morgana si sta rafforzando. Nuovo rango. Chance di proseguire l'attacco se il colpo di Joker non abbatte il nemico. Rango 3, il mago. Perfetto.
ottimo lavoro, Gintaglia. Abbiamo fatto del nostro meglio. Permettetemi di ringraziarvi ancora una volta. Grazie a voi sono riuscito a recuperare il dipinto che fece con amore mia madre. Ne valsa la pena solo per sentirtelo dire, Yusuke. Sul serio, non ero sicura volessi veramente risvegliare il cuore di Madarame. Scusate se vi ho fatto preoccupare, non ho più rimorsi ora. E quel cuore si risveglierà veramente stavolta, sì. E andrà tutto bene. Sì, 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 se stessa cosa successa con Kamoshida. Però quello che ha detto alla fine mi ha incuriosita. Pare dell'altro intruso oltre a noi? Qualcosa riguardo una maschera nera, giusto? Forse stava soltanto mentendo. No, in quel momento Madarame non aveva la mente chiara. Per ora limitiamoci ad aspettare che il suo cuore si risvegli. Ok. E io salverei la partita.